Vestigia di Belchir. Qua potremo scoprire chi sarà il primo finalista di questo secondo torneo di qualificazione dell'H48 LAN di Firenze. Nell'angolo in basso a destra, dopo l'errore compiuto in precedenza, dopo aver scelto di giocare il primo game da Zerg, ha deciso di tornare sui suoi passi e riscegliere la razza che sente più sua, la razza terrestre. Ed allora, come terra, andò il team Nets Gaming, Castello! Nell'angolo in alto a sinistra, un vincente di professione ancora una volta a un passo dalla finalissima di questa sera, ancora una volta come Terran, ancora una volta dal team Audero Semper, l'Aquila Reale, Star Eagle! La voce di Guzzo che ci consiglia di cambiare colori non me lo fa fare. Non me lo fa fare perché secondo il PC, se in dei momenti sono troppo simili, non me lo fa fare. Guzzo, che ne pensi dell'arabo? No, no, non voglio di niente io. No. Guzzo non si sbilancia sull'arabo. Ho già detto tempo fa cosa penso dell'arabo. Tanto attenzione perché qua partenza simile da parte dei due giocatori, come potete vedere entrambi hanno preso il gas, l'arabo intanto se n'è andato infastidito dal non vedere che non c'erano Zerg in questa partita, arriva una Rax, tornata a Livorno, è partito, entrambi hanno una caserma ed il gas, in questo momento arriva anche il deposito per entrambi i giocatori, scusate devo rallentare un secondo lo scorrimento e la sensibilità del mouse perché sennò qua si diventa matti. Eccoci, adesso è tutto meglio. Attenzione a chi mi sbatte il tavolo da tutte le parti. In questo momento ancora la build dei due, in questo momento si va a differenziare perché potete vedere da parte di Castle che sta per arrivare un doppio Reaper. Intanto potrete chattare voi con l'arabo pazzo, verrà direttamente con voi in chat di Twitch, potrete discuterci. Intanto seguiamo in questo momento il Reaper. Ecco il Reaper che si muove verso la base di Star Eagle. Vedremo se Tatterran riuscirà a tenere testa al suo maestro, il giocatore Castle. Vediamo che si muove. Adesso si sono invertite le parti e Castle che va a dar fastidio a Star Eagle. Attenzione però perché il Reaper trova ad attenderlo tre marine di Star Eagle e si guardano e dicono: noi siamo i Marine di Star Eagle, siamo dei fighi. Ma dall'altra parte il Reaper di Castle dice: io sono il Reaper di Castle, posso comunque infastidire il mio avversario. E vediamo che si prova, ci prova, si muove sul lato sinistro, prova a entrare, ma si chiudono i depositi di Star Eagle. Bravo comunque Castle che è riuscito a scoutare molte informazioni, ha scoutato la Factory, ha scoutato anche questo Reactor. Probabilmente non è riuscito a vedere il Command Center che ha già posizionato Castle invece sulla Natural. Attenzione, continua a dare fastidio Castle. Ah, la mina! Mi è preso paura. Una l'ho vista. Basta, credo sia una cosa degli Zerg, no? Che ci fanno appena paura le mine. Ah, le mine! Ci piglia paura, no? Non l'avevo visto, ho visto il Reaper Polino che saltava su, boom, ce n'è un botto, vabbè, lasciamo stare. Attenzione perché adesso continua a raggruppare Marine e mine Star Eagle, ecco la musica di Rambo. Iniziano a muoversi questi Marine supportati da queste due Guild of Mine, dall'altra parte però buon map control da parte di Castle che adesso andrà a scoutare più informazioni possibili con questo Reaper, va a vedere se è presente la Exp, si accorge che ancora non è stata posizionata la Exp da parte di Star Eagle. Vediamo quale sarà la risposta di Castle. In questo momento è andato a posizionare il bunker dovrebbe andare a riempirsi di Marine, difatti è così, i Marine vanno dentro il bunker, sono solamente tre, però attenzione, passa la mina, grandissimo Star Eagle, si disinteressa completamente di tutto, va dritto per dritto,
va a posizionare una mina, adesso posizionerà anche l'altra, ma rimane chiuso fuori. Gli dice che non potrà passare. Boom! La mina esplode sul Reaper. Una mossa incredibile da parte di Starigol. Guardate che posizionamento delle unità, ineccepibile da parte del giocatore degli Outer Semper. Una mossa favolosa, perfetta. Attenzione, c'è ancora la mina. Boom! No, muore tutto da quelle mine. Le due mine posizionate in maniera ineccepibile, incredibile, perfetta da parte di Starigol, che continua con pochissime risorse a provocare dei danni assurdi. Attenzione, quella mina è di nuovo carica. Adesso è difficilissima la situazione. Boom! Olè! Guarda, due kill per una e due kill anche per l'altra. Grandissimo Starigol. Andiamo a vedere il conteggio delle unità perse. Non me lo fa vedere perché ce l'ho in inglese. Allora, unit lost L con la L. Andiamo a vedere. Infatti, guardate che Kestol ha perso 800 valore di risorse in questi scontri. 150 solamente ha perso Starigol. Una mossa veramente perfetta e continua a fare danni ancora Starigol. Solamente adesso si è andato a liberare da questa situazione Kestol, ma attenzione perché la mina di Starigol si è spostata. Arriva anche un drop adesso di Starigol, non si ferma mai, continua a infastidire il suo avversario. Starigol riesce a fuggire adesso con questa medivac, ma ritornerà immediatamente in attacco. Non si ferma mai, oltretutto qua nel mezzo c'è anche una mina, anche una mina centrale. Andiamo a vedere quante kill ha questa mina. Attenzione, intanto muore TeamSpeak. Muore TeamSpeak, ma ci recuperiamo subito. 66 psi per Starigol, 61 per Kestol. Andiamo a vedere l'economia. L'income sono 35 lavoratori per Kestol, 37 per Starigol. Mentre rimuore ancora TeamSpeak, ringraziamo nostro datore di server di TeamSpeak per tutto ciò. Mentre Vasa in questo momento è da solo, Vasa è da solo. Mentre Starigol si muove, Starigol si muove. Ecco che potrebbe arrivare in questo momento. No, rimonta sopra. Dopo ampieremo TeamSpeak se Guzzo mi sente. Dovremmo trovare un TeamSpeak stabile. Ecco, infatti TeamSpeak è morto, ma in questo momento non ci interessiamo. Andiamo a vedere che Starigol nel frattempo sta mettendo anche una terza base, mentre continua inesorabile a dar fastidio al suo avversario. Ecco che siamo stati riconnessi, però non so se c'è ancora Guzzo. Andiamo a vedere. 81 psi per Starigol, 78 per Kestol, che nonostante comunque tutte le difficoltà di questa partita sta cercando di rimanere ancora in game per qualche... Boh, comunque ci sta riuscendo. Attenzione però perché le mine di Starigol sono ovunque. Le mine di Starigol sono ovunque. Anche questa viene posizionata sottoterra. Boom! Un SCV esplode. Esplode l'SCV. Esplode l'SCV del povero Kestol, che ancora non è riuscito a mettere la terza. Però si muove in avanti. Avrebbe bisogno di qualche medivac il giocatore del team Nets Gaming. Non abbiamo per il momento il supporto della Guzzo Station, perché TS ci ha abbandonato per la 25esima volta in questi due giorni. Ma lo rinnovo, me l'hanno detto, sì. Attenzione, 97 psi per Starigol. Adesso seguiamo l'esercito di Kestol che si sta muovendo. In questo momento sono 42 marine per Kestol, 30 marine ed un tank per Starigol. Mentre continua ancora andare in su e giù TeamSpeak. Dall'altra parte guardiamo gli eserciti, 0-0 gli upgrade per Starigol. Dall'altra parte 1-0 per Kestol, che quindi potrebbe fare dei danni. Attenzione, è andato a splittare il suo esercito in questo momento. Kestol è andato a splittare il suo esercito, 105 psi a 112. Si muove sul lato sinistro Kestol. Attenzione, potrebbe riuscire a fare dei danni, potrebbe riuscire a fare dei danni Kestol. Ecco che si muove con questi marine, ma questi erano sacrificabili perché quelli su cui puntava erano questi da quest'altra parte. In questo momento ci sarebbe bisogno di una stimpaccata. Arriva la stimpaccata, è cattivissimo Kestol. Guardate con che crudeltà si va a stampare sull'esercito del suo maestro, l'allievo. Sta facendo grossissimi danni, l'allievo cattivo. Cattivo allievo, io picchio mio maestro non mi batterà. Guardate, guardate quanti danni, incredibile. 15 lavoratori uccisi, recupera tutto lo svantaggio il giocatore del team Nets Gaming. Adesso rimonta sulle medivac e scappa via, scappa via, scappa via. Asa si tocca improvvisare anche Guzzo Station. E attenzione, dall'altra parte, altri marine di Kestol continuano inesorabili a fermarsi, continuano ad attaccare. Incredibile, 125 psi per Kestol, 92 per Starigol. Voglio la Guzzo Station, mannaggia TS. 94 psi per Starigol, 126 per Kestol. Potrebbe continuare a far danni, però ancora non è riuscito a prendere la XP neanche Kestol. Attenzione, 99 psi. Guzzo, aspettami nell'altro TS se mi senti.
Guzzo. Guzzo, aspettami nell'altro TS. Attenzione, adesso è riuscito a rimettere la terza base. Andiamo a vedere l'incom. Sono 53 lavoratori di Kestrel, 41 solamente quelli di Star Eagle. Ma qua ancora c'è una mina pronta ad attendere il nostro giocatore. Io mi devo staccare da questo TS in qualche modo. Devo entrare in un altro TS perché questo non funziona. Attenzione, via da qui, via da qui. Ora lo so, un po' casino. Chiudi TS, basta, vale, ho chiuso, basta, non posso più dire sto TS. Mentre in questo momento si muove in avanti Kestrel, si muove in avanti Kestrel, va a piazzare tank, attenzione, un buon posizionamento questo da parte di Kestrel. Attenzione, arriva l'ingaggio, però i Marine di Star Eagle sembrano essere pronti. In questo momento, boom, boom, botte da tank, buon posizionamento di Kestrel, ma attenzione, in questo momento prova a sfondare Star Eagle, prova a sfondare Star Eagle, potrebbe anche riuscirci, grandissimo Star Eagle, di prepotenza, di cattiveria, il maestro sono via e ti schiaccio, allievo presuntuoso, gli ha detto. E attenzione, potrebbe perdere anche alcune medivac, che non è la stessa cosa senza TeamSpeak. Aiuto, c'ho anche l'arabo qui da una parte. Devo riuscire a rimettere Guzzo in piedi in questo momento topico della partita. Vediamo se ce la faccio mentre siamo anche in diretta. Mentre voi vedete dalla minimappa quello che succede, io no. Non vi preoccupate, Guzzo, sono entrato in un TS. Sono entrato in un TS. Sono entrato nel TS vecchio. Da una parte, in qualche modo ce l'ho fatta, ti aspetto, trovami Guzzo, Guzzo trovami, mentre da quest'altra parte sul lato sinistro della mappa abbiamo uno Star Eagle che non ci sta, non vuole perdere e continua a droppare, attenzione dall'altra parte, ci sono dei Marine curati dalle Medivac, un tank, una partita favolosa, 16 minuti di game, Kestrel probabilmente si starà mangiando le mani per aver giocato Zerg, la prima partita, siamo a 16 minuti di game, Kestrel contro Star Eagle. Arriva questo drop, arriva questo drop, il tank non è piazzato, grandissimo comeback di Star Eagle, l'Aquila torna a volare in questo momento, guardate con che cattiveria e con che timing Star Eagle è riuscito a trovare questo angolo, adesso potrebbe provare a distruggere e buttare giù questo comando orbitale, ci riesce con cattiveria, lo butta giù, scappa via e riprende il vantaggio, anche se comunque dall'altra parte lo Psy di Kestrel è ancora superiore rispetto al suo avversario, siamo pari sull'economia, potete vedere in questo momento 55 lavoratori per Kestrel, 51 per Star Eagle, sono stato spostato da qualche parte su TeamSpeak, forse un giorno mi ritroverò con Guzzo, io sono in un TS, il canale è stato esitato. Non so che cosa sta succedendo, probabilmente da un minuto all'altro tornerà anche Guzzo, ma in questo momento dobbiamo rimanere concentrati su Star Eagle e Kestrel. Guardate che continua a muoversi, Kestrel adesso deve provare a fare dei danni lui, perché sennò si ritroverebbe veramente troppo troppo indietro. 49, sì, per il giocatore del team Nets Gaming, 140 per il giocatore degli Outer Semper. Datemi Guzzo, Guzzo torna! Guzzo no, entrate da me! Guzzo vieni te da me, se no si fa tardi, io non mi posso più rispostare, te ti puoi muovere liberamente. Attenzione lato destro, Kestrel, Star Eagle, adesso si deve muovere, steampack di prepotenza da parte di Kestrel, manda tutti gli SCV, addirittura gli SCV, ma ci sono due tank, ci sono due tank. Attenzione, bo-bo-bom, grandissimo Star Eagle. Grandissimo Star Eagle riesce a difendersi in maniera impeccabile e adesso avendo la possibilità di mettere anche la quarta base potrebbe riuscire a prendere un vantaggio a questo punto veramente importante. Guzzo spot di aria l'indirizzo del vecchio TS, io se al tab si vede tutto, non mi posso muovere. Attenzione, in questo momento ci sono due medivac, la situazione sembra essere drammatica per il giocatore del Team Nets Gaming che era riuscito specialmente in mid game a prendere un grandissimo vantaggio, ma in questo momento invece si ritrova indietro, è comunque un Terran contro Terran, quindi la partita può velocissimamente ricambiare. Intanto attenzione, ci sono altre due medivac di
Castle potrebbe provare a fare dei danni, però ci sono già dei Marine di Starigol posizionati. Le medivac volano sulla sinistra, ecco che arrivano in questo momento. Adesso deve stimpaccare, deve rimpaccare. Vediamo se riesce a buttare giù l'armeria. Prova a buttarla giù, a questo punto finiscila. E infatti la butta giù l'armeria. Però è arrivato un tank, è costretto a tornare indietro, Castle. Mentre dall'altra parte, guardate sul lato sinistro, Starigol rimanda ancora una serpentina di Marine, un'altra serpentina di Marine, mentre Vanner e Gille iniziano a scaldarsi. L'arabo pazzo conta i suoi milioni di dollari. Attenzione, arriva lo steampunk, ma c'è lo steampunk anche da parte di Castle. Marine ovunque. Starigol va a prendersi la sua vendetta. Incredibile, va giù ancora una volta il terzo nexo, il terzo command center di Castle, mentre continua ancora a distruggere tutto con questo piccolo esercito di Marine. 171 psi per Starigol, 106 per Castle. Il vantaggio a questo punto sembra essere assolutamente incredibile da parte di Starigol. Arabo, come va? Bene, contare migliore. Ok, lui conta i milioni, se l'avete sentito. Ovviamente vi ricordo che potete anche chattarci, ma in questo momento si rimuove in avanti, fa qualche passo Castle in avanti, sa che le speranze sono veramente risicate. È riuscito comunque a mettere questo comando orbitale operativo. Questa potrebbe essere la sua unica salvezza, la sua unica speranza, ma deve riuscire a fare dei danni, deve riuscire in qualche modo a raddrizzare la situazione. In questo momento siamo 200 psi. Attenzione, avanza all'attacco Jeju, Castle potrebbe riprovarci, rimettersi in partita. Butta sulla base del maestro avversario Starigol. In questo momento però i Marine di Starigol sono posizionati benissimo, potrebbero morire tutti quelli di Castle. 149 a 73, grandissimo attacco di Castle, ma poi una difesa e un contrattacco adesso potrebbe esserci di Starigol, che potrebbe essere decisivo. C'è solamente questo piccolo plotone di Castle. Boom, il tank spara, ma il tank va giù. Starigol potrebbe essere a un passo dalla finale. Ratatata, canta sui Submarine, cantano l'inno alla gioia di Wagner, Beethoven di Hellin, alla gioia di Beethoven. È di Beethoven e continua ad attaccare. Gigi will play it. Evviva, esultiamo, l'arabo pazzo si sta a scoprire. Che aiuto. Guardate che bello. È tornato anche Gutto. È bellissimo. Starigol è in finale. Quindi il prossimo game sarà tra Evaner e Gille. Uno Zerg ed un